Bentornati sul canale. Nuova avventura col Metal Detector. Seguimi perché ne vedremo delle belle. 59, 60. Potrebbe essere interessante. Profondità circa 15 cm. E abbiamo messo la modalità Field. Potrebbe trarre in inganno perché c'è un po' di profondità, dunque potrebbe dare un segnale, e infatti da un segnale molto ballerino. Ma adesso andiamo a vedere. Ci siamo, eccolo, ecco una scatoletta di qualcosa. Lavare, andiamo subito a lavarla. O delle caramelle o... ma comunque epoca imprecisata, eh. Vabbè, ritrovamento interessante, dai, dai. Guarda qua. Un lucchetto secolare. Che bestia, che bestia. Mezzo chilo di lucchetto. 76. Allora, quando fa così è qualcosa di piccolo, di tondo, comunque ho un tappo. Ecco, ah, eccolo qua, eccolo qua. Andiamo un po', puliamo un po'. E cavolo, sì. Perfetto. Perfetto. È un gettone token. Ah, gettone token, token gettone. Se è un tipo quelli autolavaggio, sale giochi, insomma, quella roba lì. Niente di che, vabbè, però era segnale, era proprio quello. Cacchio, speravo in una moneta. Racket Target, bel copertone, suona un po' sballato, eh. Vabbè, ovviamente ci sono dei pezzi di ferro dentro. Niente, nel sacchettino mi sa che non ci sta. Non lo posso portare via, no. E anche a me è toccato di trovare una votiva. Questa è proprio una votiva. C'è il pirulino qua. Ovviamente dovremmo pulirla, però si vede un'immaginetta. Adesso la portiamo a casa, la vediamo un po' cos'è. Adesso in questo momento un po'... adesso sono lontano dall'acqua. Sì, credo che sia proprio una votiva. Il target era piccolo, si vedeva, stabile, molto stabile sugli 80-82, e niente, dai, una votiva, dai, bellissima, sono proprio contento, dai, è toccato anche a me trovarla, tanto ho rotto il guanto, vabbè, spettacolo. Wow! Meraviglioso! Un cucchiaio... bella forma però, eh! Leggerissimo dunque! Di sicuro non è nemmeno un argento, boh! Allora, qui, da quello che mi pare di capire, sono passati i cinghiali. Dunque hanno dato una mano con il terreno. E allora 41 fisso. Quando è fisso così, ragazzi, attenzione che potrebbe essere qualcosa di tondo, almeno parliamo del Simplex Plus, io non conosco molto gli altri. Ed eccola qua. E infatti adesso sta tutto nel riconoscere che cos'è. Praticamente in queste condizioni impossibile. Aspetta che provo a pulirla, aspetta un po'. Dopo una pulita rapida e con la mia fedele lente, sono 2 franchi svizzeri, dunque spendibili, e, del 1989. Dunque circa 2 euro più o meno. Oh, buttali via, questi sono buoni, noi abitiamo vicino alla Svizzera, spendibilissimi.
è mica male. Pensa a te, grazie ai cinghiali del lavoro svolto, che hanno distrutto praticamente tutto quello che c'è, ma hanno arato benissimo, perché il terreno era talmente duro che non si riusciva. 2 franchi svizzeri. Molto, molto bene. Chissà perché poi i franchi svizzeri, cosa ci facevano gli svizzeri qua? Nei pressi forse c'è un maneggio, potrebbe essere per quello che sono venuti qua a cavallo. Molto bene, 2 franchi svizzeri. Ho detto che eravamo vicini a un maneggio. Questa ha tutta l'aria di essere un mezzo ferro di cavallo, rotto, spaccato, spettacolo, inutilizzabile perché spaccato in due. Sì, ci sono anche i tassellini qua, non so come si chiamano, ma roba vecchissima però. Abbiamo trovato anche un ferro di cavallo, mezzo ferro di cavallo. Cucchiaio, cioè almeno la parte finale, questo mi sa tanto che è un silver plate, cioè placcato argento. Eh sì, questo è placcato argento. Infatti andiamo a vedere un attimo quanto suona. Dovrebbe essere, vediamo un po'. Eh sì, proprio niente, ma solo per soddisfazione personale provo un po' a pulirlo. E dopo una pulizia veloce si è rivelato proprio un cucchiaio placcato argento. Spero che l'avventura vi sia piaciuta, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.